Si scrive Napoli, ma si legge Scudetto. Ormai la Bianchi non è solo la bicicletta di Coppi, è anche una formazione che domenica dopo domenica sta costruendo il suo successo per un ranetto indiscusso in un campionato che sembra non offrirgli più rivali di rango. L'Atalanta di oggi ha provato in tutte le maniere di fare lo sgambetto alla capolista, ma invano, perché oltre a questa traversa di nome Magrin, i nerazzurri non sono riusciti a scomporre una squadra che ha nel gruppo la sua arma migliore. Maradona, d'accordo, è meglio e Pelé, canta il popolo napoletano, ha corso anche qui a Bergamo in massa, ma il contributo di Giordano si sta rivelando importante, visto che l'ex laziale, ancora una volta, ha firmato il successo esterno napoletano. Questo accadeva al 12esimo, 4 minuti dopo il legno atalantino, ma si sa, il calcio è così, potremmo dire anche crudele. La partita giocata da Napoli a Bergamo non è stata bella dal punto di vista spettacolare e non poteva esserlo. L'Atalanta era un cliente troppo scomodo per lasciarle fare il suo gioco e quindi i Bagni e De Napoli sono rimasti a presidio del centrocampo, mentre Romano, agito da regista arretrato a sostegno della difesa, in difficoltà solo nella parte finale di gara. I contenuti agonistici hanno dunque prevalso in un contesto con pochi spunti tecnici di rilievo, come questa azione conclusa con un tiro di Bagni sul palo. Maradona, ben marcato da Prandelli, si è un po' esiliato in attacco, lasciando il suo genio al servizio del contropiede e dei calci piazzati, nei quali l'argentino è maestro. Il testa a coda del campionato costringeva l'Atalanta a gettare tutte le sue risorse e speranze in una partita che il Napoli non poteva certo perdere. E Magrin, da buon capitano, ha sostenuto la squadra atalantina con molto coraggio, ma l'assenza di un vero goleador è stato fatale ai nerazzurri, che hanno ben poco da rimproverarsi. L'impegno forse non è stato pari al risultato, ma per mezz'ora l'Atalanta ha messo la frusta a un Napoli, cosciente di dover subire senza rischiare, affidandosi al contropiede e alla buona forma del suo collettivo. Bianchi lo sa, ma non lo vuole dire per scaramanzia, ma il Napoli ha vinto il suo primo scudetto per netta superiorità, costringendo l'avversario all'abbandono. Allora Bianchi, devo dire, giù il cappello davanti a questo Napoli che ha 5 punti, anche se lei non vuole, praticamente siamo sotto lo striscione, no? No, siamo ancora distanti, lei sa che facevo uno sport abbastanza difficile, finché non passava il traguardo non alzava le mani. Per quanto riguarda questa vittoria che vale sempre 3 punti, come mai che in questo Napoli che ottiene la 7ª vittoria in trasferta ma le altre arrancano terribilmente? Ma noi abbiamo fatto 7 vittorie, non è che sia poco. Gli altri per tenere questo passo devono anche loro vincere, il problema è solo lì. Comunque noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo continuare con questa modestia e questa umiltà, perché onestamente non abbiamo vinto niente. Ma Ghento, ho visto parlare con Bianchi, so che hai parlato con il tuo allenatore Sonetti, 2 allenatori importanti della vita dell'Atalanta e della tua carriera. Che cosa c'entra tutto questo con la posizione dell'Atalanta in classifica? Beh, diciamo che soprattutto sono 2 persone intelligenti che il proprio lavoro lo sanno fare in maniera molto buona. E niente, per quanto riguarda oggi la partita vorrei proprio parlare, perché soprattutto oggi ho visto un'Atalanta molto determinata e concentrata, però è il risultato che conta e anche oggi dobbiamo dire che usciamo a testa alta, perché abbiamo dato tutto quello che abbiamo potuto dare in campo, però purtroppo il risultato ancora una volta è negativo per noi. Di Napoli 5 punti, oggi una partita utilitaristica contro un'Atalanta che doveva vincere a tutti i costi e invece non ha vinto. Ma tutte e due volevamo vincere a tutti i costi. Sicuramente il Napoli ha fatto gol, dopo abbiamo sofferto un pochettino perché l'Atalanta doveva andare in avanti, però noi in contrapiede abbiamo fatto delle possibilità di gol che non abbiamo concretato, però il Napoli per me ha fatto una bellissima prestazione. Ogni vittoria del Napoli vale 3 punti. Ma perché noi vinciamo e gli altri non vincono, quello mi sembra abbastanza giusto, perché come abbiamo sofferto oggi noi qui a Bergamo, tutti fanno fatica a vincere.